If by some miracle a polymer... Se per miracolo un polimero fosse riuscito a fare i conti con il paradosso dell'acqua, il problema della chiralità e i problemi di collegamento, ha ancora molto di cui preoccuparsi. Affrontare il calore mortale, i raggi UV, usura meccanica, radiazione ionizzante dalla Terra, radicali liberi ed altre forze pronte a balzargli addosso per farlo a pezzi. Ma se avessi abbastanza tempo, sicuramente tutto potrebbe succedere, giusto? Questo è Manfred Eigen. Eigen si è reso conto che le informazioni nell'RNA o nel DNA necessarie per mantenere la vita subirebbero un errore catastrofico senza gli enzimi complessi capaci di riconoscere e riparare questo danno al DNA. Senza questi sistemi di correzione degli errori saresti essenzialmente morto di vecchiaia prima ancora di essere nato. Fortunatamente, tutti gli esseri viventi sono equipaggiati di complessi meccanismi di riparazione. Sfortunatamente per la abiogenesi, questi meccanismi devono essere codificati all'interno del DNA, ma il DNA non può esistere senza i meccanismi di riparazione. Questo è il paradosso di Eigen, un problema stile uovo-gallina irrisolto che è in circolazione da decenni. Questo episodio è realizzato con il contributo di 5 scienziati PhD. Immagina che siamo in un remoto passato. La vita non è ancora comparsa. Abbiamo alcuni degli elementi costitutivi necessari. Sono lì che aspettano. Quali sarebbero i prossimi passi nell'evoluzione chimica di cui avremmo bisogno per trasformare questi piccoletti in qualcosa di effettivamente vivo? Formare biopolimeri. Cos'è un biopolimero? Un biopolimero compare quando i nostri mattoni si uniscono, collegandosi in lunghe catene. È di questo che sono fatte le molecole della vita, dal DNA all'RNA alle proteine. Tutto ha bisogno di loro per vivere, quindi i biopolimeri sono piuttosto importanti. Affinché l'evoluzione chimica possa essere accaduta, la natura ha avuto bisogno di un modo per assemblare i biopolimeri, ma è una cosa molto difficile da fare, come nascondere un sandwich al tonno in una stanza piena di gatti. Alcuni scienziati affermano che non era un grosso problema, però. Sostengono che nelle giuste condizioni produrre biopolimeri è abbastanza facile, e da lì la vita può sgorgare naturalmente. Ma è realmente così? Diamo un'occhiata più da vicino. Il paradosso dell'acqua. Questi mattoncini sono un po' come il pesce, non hanno gambe e senza qualcosa in cui galleggiare non possono muoversi come gli servirebbe per fare qualcosa. Poiché tutta la vita conosciuta richiede acqua, questa è comunemente vista come la soluzione per questo problema. L'acqua consente a queste molecole di andare a spasso e scontrarsi l'una con l'altra, il che potrebbe aiutare a collegare i monomeri in una catena. Quindi l'acqua è necessaria, ma l'acqua è in realtà un grosso problema per due ragioni. Primo, è come portare tua madre con te ad un appuntamento romantico. L'acqua può rallentare o fermare la chimica. Le molecole d'acqua diluiscono gli elementi costitutivi, allontanandoli l'uno dall'altro, rendendo meno probabile che siano in grado di interagire. Inoltre, l'acqua scompone attivamente questi polimeri. Miliardi di molecole d'acqua stanno accelerando, sballottando costantemente le catene polimeriche. Questo spesso rompe i legami, tagliando la catena a pezzi, fenomeno detto idrolisi. Abbiamo bisogno di un liquido per collegare questi mattoni, ma il liquido previene e distrugge i legami. Questo è ciò che lo rende un paradosso. Alcuni hanno suggerito che cicli o sali, umidi e asciutti, potrebbero risolvere alcuni di questi problemi. Tuttavia, i cicli a secco e umido degradano effettivamente il DNA o l'RNA, rimuovendo le basi azotate, creando siti senza basi. La formazione di siti di base di una catena di biopolimeri è in realtà molto difficile in condizioni umide e secche. Le proteine, in particolare, affrontano un'ulteriore sfida, come un animaletto di palloncini che fa affidamento sull'aria per sostenere la sua forma. Le proteine si affidano all'acqua per sostenere la loro complessa forma tridimensionale. Quando rimuovi l'acqua da una proteina, tende a sfaldarsi, fenomeno chiamato denaturazione. Molte proteine collassano irreversibilmente quando si asciugano per bene. Se l'acqua è un tale problema, cosa succederebbe se usassimo un solvente diverso?
I geochimici ridono all'idea di grandi quantità di un solvente diverso sulla Terra. Semplicemente non c'erano pozze di formammide o metano o altro in giro. Inoltre, anche tutti gli altri potenziali solventi tendono ad essere molto volatili comunque, evaporano rapidamente o sono prodotti solo in concentrazioni minime, o restano liquidi solo a temperature incredibilmente ostili alla vita, o sono apolari, o sono prodotti tipicamente da attività biologica. In altre parole, ci sono molti problemi con l'uso di qualcosa di diverso dall'acqua, e non puoi ottenere molti di questi solventi necessari alla vita, a meno che tu non abbia già la vita. Life. Problema della chiralità. Le molecole più complesse hanno spesso una caratteristica chiamata chiralità. Puoi avere la stessa molecola, ma in forme diverse. Come noi, che abbiamo due mani, una sinistra ed una destra. 19 amminoacidi sui 20 che servono per la vita hanno chiralità, tutti tranne la glicina, la più sciocchina. La cosa pazzesca della vita è che tutte le proteine, tutto il DNA, tutto l'RNA, tutta la membrana cellulare devono avere la chiralità corretta, oppure la vita cesserebbe di esistere. È come se le molecole avessero un gemello malvagio. Qui c'è una porzione di insulina. Secondo questo paper, se qualcuno di questi avesse il gemello malvagio, la forma chirale sbagliata, non potrebbe più formare correttamente la struttura in 3D. Se hai una molecola lunga come il DNA, non ti serve la chiralità corretta solo una volta. Deve essere corretta in ognuno dei 500.000 nucleotidi presenti nella più semplice forma di vita. Che dire di questi papers che mostrano modi per filtrare o selezionare preferenzialmente una forma chirale rispetto a un'altra? Da quanto scritto sembrerebbe che non sia un grosso problema. In realtà, la prova più riuscita di questo concetto viene da questo paper: autocatalisi asimmetrica ed amplificazione dell'eccesso enantiomerico di una molecola chirale. Ma è un segreto di Pulcinella che la chimica richiesta per questo metodo non può essere avvenuta sulla Terra prebiotica, come dice Donna Blackmond. Molte persone, anche nel nostro gruppo, stanno cercando di trovare reazioni più rilevanti dal punto di vista prebiotico che potrebbero fare ciò che fa la reazione SOAI. Finora non siamo stati in grado di trovarne una. Quindi è una specie di santo Graal. Questo esperimento ed altri simili sono interessanti, ma fondamentalmente classificati come prebioticamente irrilevanti. È cosa ben nota che i processi naturali producono uguali porzioni delle due diverse forme chirali. È questo che fa la natura. Filtrare solo una chiralità sull'altra è qualcosa di molto innaturale. Non c'è alcun processo conosciuto che avrebbe potuto farlo sulla Terra prebiotica, e le cose peggiorano. Non è semplice come avere un gemello malvagio, con chiralità destrorsa o sinistrorsa. L'adenosina, ad esempio, ha 15 gemelli malvagi, ovvero 16 forme chirali. È la stessa identica formula chimica rispetto agli altri nucleotidi, è ancora C10, H13 e 504. Ma se inserisci uno di questi gemelli malvagi in una creatura, succedono cose molto brutte. Fatto curioso. Il veleno dell'ornitorinco contiene una proteina che può capovolgere gli amminoacidi delle sue vittime alla chiralità sbagliata, causando un dolore devastante. Tu, sporca piccola creaturina, stravolgi chiralità dei miei Ogni biopolimero ha un problema di chiralità, e la scienza moderna come riesce a gestirlo? Per lo più lo ignora. Puoi leggere migliaia di pagine di libri di livello universitario o divulgativo sul tema specifico della biologia e dell'origine della vita e non ti imbatterai nemmeno nel concetto della chiralità. I diagrammi che troviamo nei nostri libri di testo fanno sembrare che ci sia un solo modo per collegare i pezzi, ma collegare insieme diversi elementi costitutivi in realtà è difficile. La realtà è che ci sono molti più modi errati che corretti per collegare questi mattoni fra di loro. Più in dettaglio, ci sono quattro diversi modi in cui la cosa può andare storta. Primo, ciclizzazione intermolecolare. Se la punta all'estremità si collega alla punta nella parte anteriore, formando un cerchio, tutto si spegne per quel polimero. È morto. Secondo, impurità eterogenee. Molecole di interferenza o molecole sbagliate potrebbero ancora una volta significare la morte per il polimero. Terzo,
malformazioni di ramificazione. Puoi avere la cosa giusta, che si collega nel punto sbagliato su un altro elemento costitutivo, con esito disastroso. Quarto, troncamento prematuro. Ci sono monomeri che agiscono come Terminator. Non quel Terminator. Impediscono un'ulteriore crescita. I polimeri possono fallire in così tanti modi diversi, e più lunghi diventano, più le probabilità di ottenere collegamenti corretti diminuisce esponenzialmente. Comunque, con tutti i geni al lavoro su questo problema da così tanti anni, come vanno i progressi? Facciamo un viaggio attraverso la scienza. Negli anni 90 sono stati in grado di fare una catena, un polimero composto da 11 monomeri. Esperimenti più recenti hanno portato ad una catena di 50 monomeri, un progresso. Sfortunatamente, però, studi più recenti hanno dimostrato che queste affermazioni erano sbagliate e non riproducibili. Ma a prescindere dal fatto che abbiano prodotto un polimero da 11 o 50 monomeri, con mille accortezze e imbrogli impossibili in natura, guarda il primo video di questa miniserie al riguardo, quando ricordiamo che il genoma del più semplice degli organismi viventi conosciuti è lungo più di 500.000 nucleotidi, l'argomento crolla. La vita è così lontana da noi da essere irraggiungibile. Il paradosso di Huygens. Se per miracolo un polimero fosse riuscito a fare i conti con il paradosso dell'acqua, il problema della chiralità e i problemi di collegamento, ha ancora molto di cui preoccuparsi. Affrontare il calore mortale, i raggi UV, usura meccanica, radiazione ionizzante dalla Terra, radicali liberi ed altre forze pronte a balzargli addosso per farlo a pezzi. Ma se avesse abbastanza tempo, sicuramente tutto potrebbe succedere, giusto? Questo è Manfred Huygens. Huygens si è reso conto che le informazioni nell'RNA o nel DNA necessarie per mantenere la vita subirebbero un errore catastrofico senza gli enzimi complessi capaci di riconoscere e riparare questo danno al DNA. Senza questi sistemi di correzione degli errori saresti essenzialmente morto di vecchiaia prima ancora di essere nato. Fortunatamente, tutti gli esseri viventi sono equipaggiati di complessi meccanismi di riparazione. Sfortunatamente per la abiogenesi, questi meccanismi devono essere codificati all'interno del DNA, ma il DNA non può esistere senza i meccanismi di riparazione. Questo è il paradosso di Huygens, un problema stile uovo-gallina irrisolto che è in circolazione da decenni. Non possiamo avere lunghe stringhe di DNA o RNA a meno che queste non possano ripararsi da sole. Ma non possono ripararsi da sole se non hanno lunghe stringhe di DNA o RNA. Concludendo, produrre qualsiasi biopolimero attraverso processi puramente naturali è un'immane, frustrante, intrattabile sfida per la scienza. Ma la vita non è basata su pochi biopolimeri casuali. La vita richiede migliaia e migliaia di biopolimeri altamente specifici, con disposizioni molto precise di monomeri. Anche ammesso che si possano ottenere biopolimeri con processi naturali, il che è impossibile, mantenerli intatti è un'altra sfida. L'RNA è così instabile che deve essere mantenuto in un congelatore lontano dalla luce solare e deve essere gettato via se viene lasciato a temperatura ambiente per più di qualche ora. L'RNA si rovina velocemente, come un bicchiere di latte in una calda giornata estiva. E dovremmo credere che molecole come l'RNA non solo siano esistite per milioni di anni, ma si siano anche replicate e siano divenute più complesse. Puoi crederci se vuoi, ma lo fai contro tutte le evidenze e non grazie a queste. Credo che gli studi sul DNA abbiano dimostrato, con la complessità quasi incredibile che connota i meccanismi necessari a generare la vita, che l'intelligenza debba essere stata coinvolta nel far sì che questi elementi straordinariamente diversi operassero insieme. Grazie per l'attenzione e se apprezzi il mio lavoro, clicca like, condividi, lascia un commento e aiuta come puoi con Versione Costante.